Io vengo dall'esperienza di assistente di due direttori d'orchestra importantissimi, naturalmente, uno è Sergio Antonio Pappano e l'altro naturalmente è Daniel Barenboim. Sono due figure importantissime nel mondo musicale di adesso. Il maestro Pappano è naturalmente direttore al Covent Garden a Londra, dove io ero assistente, e anche qua in Italia, a Santa Cecilia a Roma. Il maestro Barenboim naturalmente è una figura leggendaria ed è direttore musicale a Berlino. Sono due figure che sono estremamente diverse gli uni dagli altri e allo stesso tempo due uomini che mi hanno offerto con grandissima generosità insegnamenti, aiuto e anche semplicemente quello che ho trovato estremamente utile per me è stato semplicemente sedermi con loro in ufficio e parlare di quello che sono i problemi di tutti i giorni della professione del direttore d'orchestra. Questo per me è stato fondamentale. Io ho debuttato alla Staatsoper di Berlino con Le nozze di Figaro e il maestro Barenboim è stato non solo di grande sostegno a livello pratico durante le prove, ma mi ha fatto capire, ha fatto luce per me su tanti aspetti del mestiere, del rapporto con l'orchestra, del rapporto col palcoscenico, che sono fondamentali. Naturalmente il maestro Barenboim è una leggenda vivente e un genio completo, per cui che suona il pianoforte, diriga o dia indicazioni anche registiche, come spesso gli ho visto fare, è sempre fonte di grandissima ispirazione. Il maestro Pappano naturalmente ha origini italiane e quindi ci facciamo spesso delle grandi risate perché lui è di origini beneventane, per cui ogni tanto accenna un dialetto che io non comprendo. Infatti preferisco parlare con lui in inglese perché altrimenti non ci capiamo, però questo, come dire, aggiunge un po' di pepe al rapporto e fa sempre bene. Mi ha aiutato moltissimo anche in questa Norma, che appunto dirigevo, dovrà dirigere anche lui a Londra, e ci siamo confrontati ed è stato bello vedere come un direttore di tale importanza si sia mostrato estremamente ben disposto verso un giovane come me che affronta per la prima volta una partitura di questo tipo.